Quarta parte di Block Notice, esauriamo i contributi dall'Arena Garibaldi di Pisa perché in sala stampa si è presentato anche il capitano Nello Cutolo che ha tracciato ovviamente un bilancio non solo di questa semifinale ma comunque anche di questa stagione. Allora ascoltiamo il numero 10 Amaranto. Nello, da capitano... Cosa significa essere usciti così due partite in cui l'Arezzo sicuramente avrebbe meritato qualcosa in più? Ti chiedo anche qual è lo stato d'animo nello spogliatoio. Stato d'animo, basta che ci guardate in faccia e si vede, però ecco, penso che l'hai detto, faccio fatica ad analizzare questi 180 minuti con zero punti, veramente senza una vittoria, senza un pareggio, perché nell'arco delle due partite... Penso che non abbiamo mai demeritato rispetto al Pisa e quindi sono ancora un po' in confusione perché non è facile da digerire questa esclusione. Ecco, forse è mancata un po' di concretezza sotto porta, degli episodi, il tuo rigore all'andata, anche oggi col primo tempo, comunque l'Arezzo poteva sicuramente sbloccarla e sarebbe stato forse una ripresa diversa. Sì, di sicuro magari avessimo pareggiato in casa stasera. Però comunque dovevi venire a vincere a Pisa, quello senza ombra di dubbio. Io poi, noi non siamo mai stati abituati a fare calcoli se bisognava vincere 1, 2, 3 a 0, perché anche quando siamo andati 3 a 0 a Viterbo vi assicuro che ci siamo sempre preoccupati di portare a casa il risultato positivo. Ecco, sul piano personale, anche se ancora ovviamente, come dire, c'è da smaltire la rabbia di questa sera? Io, fatemi smaltire veramente, c'ho ancora un anno di contratto, quello che vi ho sempre detto... È di chiudere la mia carriera ad Arezzo e lo ribadisco, quindi voglio solo cercare di... perché non è facile, vi ripeto, veramente non è facile digerire nell'arco di 180 minuti queste prestazioni e andare a casa con niente. Quindi adesso mi riposo, torno a casa e poi faremo ognuno, tutti insieme, le proprie valutazioni. Allora, approfitto anche della intervista di Cutolo per chiedervi un altro anno di contratto alla luce anche di quello che è stato il rendimento in questa stagione di Cutolo, comunque è andato in doppia cifra tra campionato e playoff. Nella prossima stagione che ruolo può avere, ricordiamo comunque a 36 anni? Ma... Andrea, discutere tecnicamente Cutolo perderemmo del tempo. È sicuramente un giocatore, secondo me, che va preservato, cioè nel senso un giocatore da utilizzare con assiduità, magari però col contagocce a livello di... Perché? Perché è il classico giocatore che te la spacca una partita per esperienza, per capacità tecnica. Questo è un giocatore che a 36 anni si è sciroppato mercoledì domenica, quindi insomma poi è chiaro che non puoi pensare che abbia la tenuta in campo che c'ha Sala, perché lui giocava già probabilmente tra i professionisti quando Sala è nato. Però è un giocatore importante a livello di spogliatoio, a livello di gestione, a livello di tante cose. È un giocatore da tenere in altissima considerazione e utilizzare, secondo me, in maniera per il prossimo anno più morigerata, e secondo me a queste condizioni è un giocatore che può andare in doppia cifra anche il prossimo anno senza problemi. A proposito di mercato, i giocatori comunque saranno al centro dell'attenzione. Andrea, Basit e Buglio, no? A gennaio se ne è parlato tanto su Basit, poi c'è stata anche la questione relativa alla maxi provvigione alla gente, insomma anche quindi il suo contratto condito da tante polemiche. Alla fine, 4 mesi e mezzo dopo, il valore di questi giocatori è diminuito, è lo stesso secondo te? Quanto può influire poi la loro seconda parte di stagione nelle scelte anche di mercato dell'Arezzo? Ma guarda, queste le valutazioni di mercato poi sono figlie di contingenze, di intrecci che magari riguardano anche altri giocatori da usare come pedine di scambio, per cui è difficile fare delle previsioni. Ti posso dire che secondo me Buglio ha fatto una stagione splendida. Tecnicamente è uno dei giocatori che mi piacciono di più, perché ha una qualità veramente da categoria superiore. Ha avuto una flessione che era anche fisiologica a un certo punto, perché aveva fatto i primi mesi a grandissimi livelli, ha segnato 7 gol
che non sono pochi per un centrocampista, anzi, e poi però questi playoff li ha giocati bene, per cui nel complesso la stagione di Buglio forse è stata migliore di quella di Basit, che ha avuto una partenza fortissima, poi per tante vicissitudini è andato un po' in flessione. È chiaro che è un giocatore che ha mercato, chiaro anche che l'Arezzo secondo me punterà soprattutto su di lui per fare plusvalenza. Non so se il Genoa è ancora interessato, questo sarebbe stato interessante da chiedere al direttore Pieroni. E poi se dovesse rimanere, Basit te lo ritrovi comunque con una stagione in più di esperienza alle spalle che gli potrebbe fare molto comodo. Giorgio. Ma sono d'accordo con Andrea. Buglio è uno degli elementi che a me è piaciuto di più nel corso di tutta la stagione. L'ho rivisto a livello iniziale in questi playoff e sono convinto che se rimane sarà uno dei punti cardine della squadra. Però immagino che per lui ci possano essere richieste anche di categoria superiore, anche perché è uno di quei tipi di centrocampisti che riesce a unire corsa a fosforo, poi a buoni tempi di gioco, a inserimento, per cui è ancora giovanissimo, è uno di quei, potenzialmente di quei giocatori che fra qualche anno potrebbe essere un uomo squadra, uno di quelli che veramente potrebbe fare la differenza in categorie superiori, per cui secondo me Buglio, se rimane, sarà un gran colpo, ma potrebbe essere anche un'arma per l'Arezzo per fare cassa. Su Basit si parte sempre dal concetto che ha un potenziale notevolissimo, deve migliorare secondo me soprattutto nella gestione del temperamento, perché sulle qualità non si discute, però quante volte abbiamo vissuto le sue partite con un po' di terrore anche durante questa stagione, per cui è un giocatore che può arrivare, può essere un crack, e stesso discorso di Buglio, se rimane contentissimo potrebbe essere anche un elemento per tirare fuori un po' di soldi che non fanno mai male. Non so se in questo mercato di giugno potrà tornare le cifre che aveva proposto il Genoa, se erano vere, nel mercato di gennaio. Se è così, mi auguro per il giocatore, per la società, che facciano la scelta giusta, perché magari vendendo un giocatore o due riusciamo a fare una squadra competitiva e avere un'altra gestione tranquilla, per cui già quello sarebbe importante. La differenza secondo me tra Buglio e Basit è che Buglio ha avuto veramente un anno di vetrina. Basit alla fine, tra infortuni, tra queste squalifiche, poi l'hanno presa anche un po' di mira, perché io non lo voglio giustificare, ma abbiamo assistito a errori suoi clamorosi, no? Per il fallo di Siena e ripetuta Juventus, e poi nella partita, non mi ricordo, a Piacenza forse? No, con la Propatria. Con la Propatria, però l'abbiamo vista anche... Sì, no, era martellato. Dei cartellini rossi o gialli per dei falli normalissimi a centrocampo. Abbiamo tutti visto le grandi potenzialità di questo giocatore, che comunque sia con quel suo andamento, la visione di gioco. Anche a Piacenza con la Pro. Questa visione di gioco, questo modo di cambiare. Sì, fu espulso lui Remedi. Però alla fine le partite che ha giocato questo giocatore non sono così tante per poter dare un giudizio così chiaro come invece siamo in grado di dare di Buglio. Quindi non lo so. È chiaro che... Se arriva un'offerta importante, non sta a noi dirlo, insomma. Poi Basit fino all'anno scorso nessuno lo conosceva, come hai detto Benete, di Basit ce ne sono in giro, insomma. Sulle competenze a livello societario non credo che possiamo discuterne, perché assolutamente. Insomma, i giocatori che abbiamo visto quest'anno, da Pinto a Sala, a Buglio, a Basit, sono tutti giocatori bravi. Evidentemente, insomma, chi sceglie ha le competenze per farlo. Quindi se il budget che potrebbe portare la cessione di un giocatore come Basit potrebbe voler dire rinforzare la squadra in un reparto importante, perché poi in Serie C noi siamo stati una squadra veramente signora, noi abbiamo giocato sempre con la cravatta, una squadra estremamente buona la nostra, il più nevrile è stato Carlo Pelagatti, perché portava l'esperienza e la retinità, no? Buoni, però di espulsioni ne abbiamo prese però non si è preso mai espulsione di cattiveria, sì, perché anche Carlo ha preso 6 ammonizioni, 5 l'ha prese per proteste, sì, perché sì, Carlo quando sta sul pezzo a questi livelli, io l'ho sempre chiamato Radio Sergio Ramos, non perché l'ho visto bambino e gli voglio bene, ma insomma a questi livelli Carlo è un signor giocatore.
poi ci mette la rete in Italia, ci mette, insomma, perché tra le fotografie di questo campionato c'è anche la sua rete fantastica a Viterbo, che poi si arrampica per dare un bacio al suo fratello, che è una cosa molto bella, no? Però è una squadra molto gentile la nostra. Non ho mai visto la calca contro l'arbitro in un fallo preso. Forse di un jersey ne abbiamo bisogno. A proposito di questo, di aretinità, che è un valore che mi sta a cuore, anche a me molto. C'è la rovesciata di Pelagatti a Viterbo sicuramente. E il pianto. Sì. Samuele Sereni. Sì, le lacrime di Samuele Sereni ieri, perché sai che sono lacrime sincere, che nascono da chi ha comunque sempre avuto un rapporto con quella tifoseria molto stretto. Anche quando giocava da altre parti, Sereni veniva in curva a vedersi la partita. Come che non Carlo tutti Pelagatti, i giocatori fanno, esatto. Non tutti i giocatori lo fanno, perché non è neanche conveniente da un punto di vista dei rapporti, dell'immagine, no? E invece loro se ne sono sempre sbattuti, lo hanno sempre fatto, e quelle lacrime al pari della rovesciata di Carlo Pelagatti sono due flash che viene in questi spogliatoi, la nota, l'appartenenza. È un blocco da cui partire, ti fanno capire. Insomma, anche se lei si sta parlando di un giocatore che, insomma, in categoria, voglio dire, è un giocatore comunque. No, ha sempre fatto la sua figura, assolutamente. Voglio dire, quindi, però Enrico, proprio la loro aretinità è un elemento da cui ripartire, perché chiunque arriverà capirà e sentirà da subito quanto loro ci credono, quanto tengono alla maglia, e quindi si calerà subito nel clima. Era tanto tempo che non c'erano dei giocatori aretini veri, no? Cioè nati ad Arezzo in squadra. E al di là della retorica che si fa in questi casi, però credo che è un senso d'appartenenza che incide. Si è tradotto in concreto in campo, insomma. Ecco. Sereni chiaramente magari più come uomo spogliatoio, perché giustamente avendo Sala davanti aveva lo spazio chiuso, sapeva bene anche quello che era il suo Gozzano, ruolo. Sì. Esatto. È scadenza anche lui. Uno di quelli, vedere se la società poi però per esempio il contratto. Nei video che l'ufficio comunicazione a quali tra l'altro è quello che dicevamo prima, i complimenti, che sono stati bravissimi, insomma, hanno dato veramente, cioè, sono video che comunque sia ti accendono, cioè non è che sono video che c'è una persona che fa un coro così, ti accendono, perché non è che li fa un giocatore, li fa un aretino che poi è conosciuto da tutti. E quindi, sapendo il valore che ha per Arezzo quelle che sono state queste partite, il modo in cui il pubblico comunque si è stretto intorno alla squadra, riesce a trasmetterlo, faceva magari i video con Choi piuttosto che con Basit, però era un modo anche per far capire magari ai ragazzi più giovani cosa significava in quel momento per assolutamente per Arezzo vivere questo tecnico, momento. Perché sono anche buonissimi giocatori, Carlo ovviamente indiscutibilmente, ma anche l'altro, sono un valore aggiunto a livello di gestione proprio dello spogliatoio. Allora, siamo quasi in chiusura, non so se riusciremo poi alla fine a collegarci con Ermanno Pieroni, mi fanno cenno di no dalla regia, dunque cercheremo nei prossimi giorni, nelle prossime ore di capire. Lo anche scoop non ce l'abbiamo fatta, ma probabilmente stasera non ci saremmo riusciti, ma dovevamo attendere questa cena domani sera per saperne qualcosa di più sul futuro di Alessandro Dal Canto. Andrea, il 24 giugno comunque c'è una scadenza importante, la scadenza federale per l'iscrizione al campionato. L'Arezzo dovrà versare una cifra che balla tra gli 800 e 900 mila euro, anche per ammissione in giornata di Giorgio Lacava. Questa è comunque la cifra che serve. Tra l'altro, insomma, è stata una stagione in cui ad un certo punto a livello societario ci sono state delle turbulenze. Oggi c'è un Giorgio Lacava amministratore unico, un feeling, almeno per quello che si vede dall'esterno, ritrovato con Massimo Anselmi. Insomma, anche queste sono settimane importanti. Abbiamo parlato di squadra, allenatore, però poi c'è la partita della società. Sì, che è quella più importante alla fine, da cui poi dipende tutto il resto. Non ho, come dire, segnali negativi in questo senso. Credo che la società sia attrezzata per fare fronte a una spesa importante che serve per mettere a posto i conti di quest'anno e garantirsi l'iscrizione al prossimo campionato. La Lega stavolta ha annunciato Urbi et Orbi, che sarà molto più intransigente, severa, sia sulle tempistiche che sulle modalità dei controlli, quindi non c'è modo per diluire nel tempo questi pagamenti. Però insomma, credo che l'Arezzo si sia dato una bella assestata da questo punto di vista. Mi auguro che, ecco, la società possa trovare, come dicevo prima, un po' di stabilità, che sia tra la Cava e Anselmi o con qualche nuovo socio, che è un'ipotesi sempre percorribile. Però questa è una piazza che merita finalmente un po' di tranquillità da questo punto di vista, di poter pensare a medio termine, non dico a lungo, perché nel calcio è impossibile,
e merita anche di poter puntare a quel salto di categoria che da troppi anni ormai, per un motivo o per l'altro, sfuma sempre. Tra l'altro ci saranno anche da fare poi delle migliorie allo stadio, proprio che vengono imposte. Sì. Quindi anche lì ci pensa il Comune. Ci pensa il Comune e quindi comunque un'altra situazione da risolvere. Per chiudere una battuta con Giorgio e Stefano sul fronte societario. No, abbiamo vissuto dei mesi un po' turbolenti, insomma anche il vostro giudizio poi su Giorgio Lacava oggi. Ma guarda, uno dei momenti più belli della stagione è stato con il Novara, il gol del 2-0, non so se è arrivato anche da te, ma noi eravamo in piedi nel gabbiotto da buoni tifosi comunque, e dietro un uomo indiavolato che batteva su tutti i vetri e urlava in maniera esagerata, e era il presidente. E un uomo che è innamorato così, che si è innamorato così di Arezzo, di questa piazza, di questa curva, di questa società, non posso che dargli piena fiducia, per cui non ho altro da aggiungere. Credo in Lacava, credo alle sue parole e sono sicuro che farà un ottimo lavoro anche il prossimo anno. Stefano, un minuto per le frizioni. Le frizioni avvengono, poi l'Arezzo ha una mediaticità che non ce l'ha una società normale, ma insomma come in una famiglia, in una società si discute, però alla fine poi anche come hanno ridimensionato il tutto ha dato il segnale anche di grande intelligenza da parte di tutti, insomma è volato qualche straccio in un momento di tensione, dettato forse anche da un po' di inesperienza, perché entrambi, voglio dire, non è che avevano poi così esperienze societarie così. Massimo Anselmi è uno di Arezzo, quindi voglio dire uno che comunque da retino in una piazza non così facile a livello dirigenziale per i nati in patria è così semplice, uno che ci ha messo la faccia. Giorgio Lacava è una persona che epidermicamente non può rimanerti antipatica, perché è una persona che a me tante volte dice: Stefano, io faccio da coglione, ma non sono coglione. Dico, ma io Giorgio non ho mai pensato che tu sia coglione. È uno che si è fatto ben volere da una piazza e sappiamo come Arezzo è diffidente, però Arezzo quando ti adotta tutta la vita, cioè questo sia chiaro. Qui da noi ci sono persone che vengono, qui viene Pilleddu e viene osannato come quando segnava, ora c'ha sempre i capelli lunghi, c'è la grigi, prima ce l'aveva neri, quindi qui ci sono persone che nel momento in cui si prendono le chiavi di questa città se le tengono tutta la vita. Lui se l'è meritato, la società intesa nella sua interezza si è meritata considerazione, la chiarezza, ora il pagamento di questo impegno importante, la chiarezza sul fronte allenatore, saranno anche quei motivi che poi dovranno anche responsabilizzare un'intera città a sposarlo però questo progetto, perché è anche vero che il grande pubblico si è avuto alla fine, questa squadra forse l'avrebbe meritato anche da prima. E allora, tra l'altro, proprio lunedì prossimo Giorgio Lacava sarà qua ospite nello studio di Block Notes e dunque cercheremo di capire dalle sue vive parole cosa in testa per l'Arezzo del futuro. Io ringrazio Andrea Vato, Stefano Brandini e Giorgio Melani, grazie a voi per il contributo in questa puntata numero 32. Block Notes torna per il gran finale lunedì prossimo con il presidente Giorgio Lacava. Buonanotte.